Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui. Siamo alla seconda giornata del laboratorio dal basso Business Angel Just Do It. Questa è la mia presentazione iniziale per ricapire un po' chi è The Cube, perché siamo qui oggi. Chi siamo? Una comunità nata nel 2013 che mette insieme giovani, start-upper, neoimprenditori che vogliono sviluppare una community per fare rete e arrivare quanto prima sul mercato, ma al tempo stesso anche scambiare buone pratiche. Qual è il nostro modello? Siamo partiti nel 2013. Il modello lo vediamo a quattro scalini. Il primo anno abbiamo fatto tantissima sensibilizzazione, tant'è vero che abbiamo sviluppato il primo laboratorio dal basso con 80 ore di lezione sulle start-up, che abbiamo chiamato Startup Just Do It. Il secondo anno abbiamo lavorato molto sulla contaminazione per creare dei team, facendoli scegliere tra di loro, quindi con vari eventi come la Startup Weekend o format come Bottega iTech, abbiamo provato a mettere insieme un po' di competenze multidisciplinari. Questo è l'anno dell'incubazione, dove vorremmo in un certo qual modo seguire più da vicino sia gli start-up che sono nati in questi 2 anni e al tempo stesso anche creare un meccanismo di formazione e gestione del team che sia molto più scadenzato. L'anno prossimo sarà quello dell'evoluzione, quando probabilmente inizieremo, speriamo, inizieremo a raccogliere i primi frutti dal punto di vista di investimenti, mercato e quant'altro. Come ci siamo lasciati l'anno scorso? L'anno scorso ci siamo lasciati così, con questo laboratorio dal basso della durata di 80 ore, le presenze sono state tantissime, i download arrivano dall'America 1300, nonché dall'Europa, ovviamente l'Italia siamo sui 4500 visualizzazioni. Sono numeri piccoli rispetto ai grandi, però comunque ci fa piacere dirli. Questo era il percorso che abbiamo pensato, sono 10 moduli, riprendono un po' quello che è il business plan. Ogni modulo è stato fatto con un consulente o con un docente. Che cosa è successo da quel laboratorio? Qual è stato l'impatto generato? Beh, qualche startup si è costituita, è il caso del Fab Lab di Lecce. Hanno seguito tutto il laboratorio e alla fine quest'anno sono nati grazie anche a degli incentivi dello Stato. Qualcun altro ha iniziato a capire che cosa significa fare la startup, Maria Alba di Durango. Che cosa è successo inoltre dal lato di investor? Più di qualcuno ha iniziato a dire: noi abbiamo 25.000 euro da investire, che possiamo fare? Dove li possiamo mettere? E hanno iniziato a chiedere supporto a noi sulla selezione e anche, diciamo, le persone su cui investire, su cui effettuare questo investimento. Allora, questo laboratorio un po' è pensato per loro. Abbiamo detto: noi come si fa? Pensiamoci, strutturiamo un laboratorio dal basso che abbiamo chiamato Business Angel Just Do It. Cioè, il laboratorio ha lo scopo di mettere insieme start-upper e imprenditori, ad averli, e fare in modo che gli start-upper e gli imprenditori si conoscano per capire quali sono le innovazioni e come è possibile incentivare e investire su delle nuove realtà. Abbiamo scelto delle modalità che sono sia ad aula, quindi la mattina ci sarà un workshop, scusatemi, la mattina ci sarà una lezione di platea, mentre nel pomeriggio c'è un workshop dove tutte le persone si presentano e anche in questo caso cerchiamo di avere la massima contaminazione e conoscenza tra le persone che prendono parte al laboratorio, anche perché crediamo che si possano attivare in questo modo delle potenti sinergie. I docenti di oggi sono l'avvocato Riccardo Rossotto e Nicola Redi. L'avvocato Rossotto è, diciamo, senior partner di RMP Legal, uno studio che si trova a Torino. Scusatemi, vedo sempre, c'ho il doppio schermo. Mentre vi parlerà di tutti gli aspetti legali e contrattuali per gestire un deal di finanziamento. Quindi qualsiasi domanda sulla governance e sui contratti potete fare riferimento a lui. Ho appurato ieri che ha una vastissima conoscenza anche dal punto di vista economico e finanziario, quindi tanto di complimenti ed è un piacere averlo qui con noi. Forse era il mio. Dall'altro lato vedo invece Nicola Redi, adesso investor manager di Vertis, è un fondo di investimento nel sud Italia e quindi potete fare riferimento anche a lui per tutto quello che riguarda tutta la parte di meccatronica e robotica. Ultime informazioni di servizio.
Il laboratorio è disponibile in streaming su www.laboratoridalbasso.it. Al termine di queste due giornate le lezioni saranno poi riprese, montate e nel giro di un mese o due andranno online sul canale YouTube, quindi per chi volesse rivedersi le lezioni saranno disponibili online. Per interagire con noi è possibile utilizzare il Twitter BILDB o @TheCube. Come funziona il resto della giornata? Nel pomeriggio ci sarà una pausa pranzo intorno all'1, 1:30. Le officine Cantelmo mettono a disposizione il pranzo, un panino al volo per chi volesse restare con noi. Nel pomeriggio riprendiamo alle 14 con una tavola rotonda. Ci sarà un dibattito con molta probabilità misto insieme per parlare insieme di alcuni punti. Al termine della giornata, come ieri, vi sarà dato un questionario per valutare un po' come è andata la giornata di oggi. Quando compilato il questionario vi rilasciamo l'attestato di partecipazione. L'ultimo ringraziamento, e chiudo qua, è un grazie a tutte le start-up, che hanno dato la loro lettera di adesione alla partnership, a tutte le associazioni di categoria che spero arriveranno nel pomeriggio, e anche alla struttura che ci sta ospitando. Per interagire con TheCube questi sono i nostri canali, quindi tutto il materiale, tutte le slide saranno caricate su slideshare.net/TheCube e saranno disponibili nei prossimi giorni, quindi se volete guardare delle informazioni o quant'altro potete utilizzare le slide che saranno caricate su questi canali. Grazie mille, vi presento adesso, passo la parola a Nicola Redi che vi parlerà di che cosa cerca un venture capital e come potete fare per arrivare ad ottenere un finanziamento. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io farei una cosa, eviterei di salire essendo già a 2 metri di mio, se no poi dopo sembriamo fare Polifemo con, magari spostiamo qua il giraslide e così risolviamo. Forse riesco anche a trovarti un giraslide remoto. Vabbè, però c'ho le braccia lunghe per ora. Un attimo solo che te lo recupero. Però devo trovare la presentazione, tutto questo. Sta sul desktop. Sì, ma io vengo dal PC, siccome con il Mac proprio non ci ho mai avuto a che fare. Sì. Non me ne abbia Steve Jobs, ma... Perfetto. Bene, a parte le questioni tecniche, buongiorno di nuovo. Grazie Salvatore, anche se dietro le quinte adesso, e direi anche grazie a Arti, che è l'agenzia che sta supportando questo corso. Faccio una premessa e poi vi parlo un po' più nel dettaglio di chi sono. Salvatore diceva Vertis, una società che investe nel sud Italia, questo è stato un po' il punto di partenza. Con il nuovo fondo sulla meccatronica e la robotica noi siamo un investitore a livello internazionale. La caratteristica nostra è che partiamo con la prima sede storica di Napoli, da quest'anno abbiamo una sede a Milano, quindi siamo gli unici in Italia ad avere una doppia sede nord-sud. E il mestiere del venture capital, sapete che vale sempre un po' la regola più o meno vera del one hour drive, quindi devi essere vicino alle cose che vedi e agli investimenti che fai, fosse anche one hour flight, diciamo che non saremmo riusciti a coprire tutto il territorio nazionale soltanto con una sede su Milano, che era la sede storica, ad esempio, che avevamo prima in TT Venture. E quindi essere presenti a Napoli, oltre che a Milano, ci permette veramente di operare letteralmente su tutto il territorio, su tutto il territorio nazionale. Una breve introduzione su chi sono, perché questo mi può anche aiutare a capire come mai utilizzo un certo tipo di approccio quando vado a valutare un investimento. Io sono un ingegnere aeronautico, quindi non nasco finanziario e per circa una quindicina d'anni ho lavorato in multinazionali. Che cosa facevo? Mi occupavo di, all'inizio, ho gestito una linea che produceva sistemi per l'automazione, macchine per fare pneumatici e diciamo non volano le macchine per fare pneumatici, ma le competenze poi degli ingegneri aeronautici sono sempre un po' articolate. E poi mi sono occupato di gestione della ricerca e sviluppo. Nel gruppo Pirelli seguivo quello che si chiama il Project Management Office della ricerca di base di gruppo.
poi in India Standard ho seguito a livello Europa, Medio Oriente ed Africa. Quindi il mio percorso industriale nasce dall'industria anche molto old economy. Facendo delle battute potrei dire che ho fatto gomme e cessi, ma questo... E successivamente sono entrato nel venture capital perché una persona che ha un profilo legato, se vogliamo, alla ricerca e sviluppo industriale poi entra nel venture capital, e questo lo scopriremo proprio in questo percorso. È abbastanza normale che sia così. Vedrete che buona parte degli operatori, anche in contesti internazionali, sono persone che vengono dallo specifico dell'industria su cui investono. Poi, naturalmente, ho avuto anche una formazione che mi permette di comprendere gli aspetti più di tipo economico, per cui ho fatto il master in Bocconi, poi ho preso un dottorato di ricerca sempre in economia successivamente, ma nasco tecnico e ho buona parte della mia esperienza professionale in ambito tecnico. Stavo per girare la slide e adesso... si è girata da sola nello spostamento, perfetto, grandissimo. Di che cosa volevo un po' parlarvi? Innanzitutto volevo parlarvi del ruolo del venture capital, quindi cerco un po' di collocare questo strano animale all'interno del percorso di crescita di un'azienda. Lo chiamo uno strano animale perché non è sempre detto che siamo gli animali giusti da contattare. Qualcuno ci percepisce come un bancomat, qualcun altro ci percepisce come un concorrente industriale, quindi cerchiamo un attimo di capire cosa fa un fondo di venture capital. Poi volevo farvi fare una riflessione sul rischio di investimento. Quando noi facciamo un investimento, che tipo di rischio corriamo? Perché scoprirete la regola da aurea, che c'è non è non correre rischi, ma devi tendenzialmente bilanciare il rischio che corri nell'investimento con il rendimento atteso. Motivo per cui se comprate un titolo di Stato greco avete un 10% annuo di interessi, se comprate un Bund tedesco gli interessi sono negativi. Okay? Quindi correlato al rischio. Entro poi dopo un po' più nello specifico di che cosa cerchiamo dal punto di vista del modello di business, che cosa andiamo un po' a vedere, eccetera, eccetera, e poi un passaggio molto veloce su come andiamo a valutare, perché questa è la domanda che fanno tutti, cioè la prima domanda, forse la seconda dopo il come si chiama, che ci fanno è: ma voi entrate in maggioranza, in minoranza, come se fosse la cosa più importante quando uno valuta l'investimento. Allora, siccome questa è la prima domanda, che non è la più importante, ma cerco subito di spiegarvi perché non è la più importante e comunque cercare un po' di ragionare su come si arriva fin là. Allora torno, perfetto, quindi... Innanzitutto parliamo di come si inserisce il venture capital. Ieri, per chi di voi c'era ieri pomeriggio, abbiamo avuto così una simpatica chiacchierata pubblica con Mattia Corbette e si riprendeva proprio il tema, lui aveva citato, della Open Innovation. Che cos'è alla fine questa Open Innovation? Open Innovation è... Dal punto di vista accademico, l'Open Innovation nasce con la prima pubblicazione di Harry Chesbrough, che è del 2003. Harry Chesbrough al tempo lavorava all'MIT, quindi fece questo paper, e dal 2003, paper e libro, si parla di Open Innovation in maniera un po' più, diciamo, pubblica. Il concetto, naturalmente, poi è precedente. L'idea sostanziale è che in ambito industriale, quando parlo in ambito industriale non mi riferisco solo all'industria che fa beni fisici, in ambito industriale sono servizi e industria in senso lato, servizi finanziari anche, in ambito industriale l'innovazione di solito è sempre stata fatta all'interno dei confini, cioè c'era un pensatoio, un centro di ricerca, qualcosa chiuso all'interno dell'azienda, i famosi laboratori Bell, no? Che un tempo erano citati come il fulgido esempio della creatività, però tutto rimaneva lì dentro. Quindi cosa succedeva? Come gli skunk works nel settore aeronautico. Esatto. Esatto, quindi tutto all'interno dell'azienda, le aziende più strutturate avevano dei processi che hanno un obiettivo, identificare le migliori idee e portarle avanti nel percorso di sviluppo, quindi prendere solo quello che effettivamente vale e poi portarlo sul mercato. Questo processo è un processo che si è rivelato essere profondamente inefficiente, tant'è che
Chesbrough cita sempre, lui fece un'analisi sulla Procter & Gamble, ad esempio, e disse: io sono andato a vedere portafoglio brevettuale della Procter & Gamble e ho scoperto che circa il 90% dei brevetti non c'entravano nulla con il core business, erano rimasti fermi lì. Dice, questo è uno spreco, perché banalmente ho delle cose interessanti che magari potrebbero essere utili a qualcun altro e che però non ho portato sul mercato. Viceversa, guardando le cose dall'altro punto di vista, c'era la citazione di il famoso il responsabile circa sviluppo di una grandissima casa farmaceutica, il quale disse: il mio gruppo oggi come investimenti in ricerca e sviluppo farmaceutica pesa circa il 3% nel mondo. Ora, un gruppo che pesa il 3% nel mondo della ricerca e sviluppo farmaceutico è un signor gruppo. E lui disse: devo essere contento? No. Vuol dire che il 97% delle migliori idee sono fuori dal mio gruppo. Quindi Open Innovation dice: io posso portare avanti al mio interno dei progetti di innovazione, ma poi inevitabilmente solo alcuni sono quelli che mi interessano, altri potrebbero interessare altri. E quindi perché non valorizzare quello che ho sviluppato ma non è parte del mio core business? Viceversa, non tutte le cose migliori che a me servirebbero le so sviluppare al mio interno. Quindi perché non vado a prenderla da fuori per portarla all'interno? E il settore farmaceutico è un settore che forse è quello che più di tutti ha avuto questo tipo di trasformazione. Oggi buona parte delle industrie farmaceutiche allocano dei budget importanti per acquisire molecole dall'esterno e non per svilupparle all'interno. E quindi cambia molto il paradigma con cui queste cose si muovono. Questo è un po' il contesto. Niente, allora mi riavvicino, oppure piglio un bastone, ma direi che le lunghe leve mi permettono. Quindi che cosa succede? Succede che prima, si diceva prima, siamo tutti chiusi all'interno, quindi faccio ricerca, sviluppo, faccio innovazione all'interno del mio contesto. Dopo mi muovo in una logica di rete. Quindi ho tutta una serie di attori che sono in qualche modo degli elementi non decisivi, ma sono tutte condizioni necessarie ma non sufficienti perché si crea innovazione, sono interni ed esterni alla mia organizzazione. E questo è come oggi si lavora nella Open Innovation. Quando sentite parlare, appunto, c'era prima il video che cominciava a girare sulla Silicon Valley, si parlava dell'innovation ecosystem, eccetera, il tema degli ecosistemi di innovazione, ne parlavamo anche ieri a cena più volte, è il tema centrale su cui, ad esempio, anche a livello di Unione Europea si sta lavorando per definire le politiche di innovazione. Quindi quello che si sta cercando di fare è: non lavoriamo solo per dare il finanziamento alla ricerca specifico magari di un'industria o di un settore, ma cerchiamo di creare tutte le condizioni al contorno per cui gli attori che fanno parte della rete degli innovatori o dei processi legati all'innovazione possono lavorare al meglio. Ed ad esempio anche il commento che si faceva ieri con la domanda cattivissima di Salvatore, che mi diceva: ma cosa pensano i venture capitalist delle misure che sono state prese recentemente negli ultimi governi? Ha detto: beh, meno male che ci sono state, perché l'approccio è un approccio di creiamo le condizioni perché si crea innovazione con più misure specifiche, non semplicemente dando una misura su un attore, ma lavorando a livello dell'insieme di attori. Quindi si lavora in rete. Il venture capital è uno di questi elementi della rete dell'innovazione. Siamo l'elemento che è naturalmente uno degli elementi che porta risorse finanziarie. Attenzione, ancora una volta, uno degli elementi che porta risorse finanziarie. Non siamo l'unico soggetto che porta risorse finanziarie legate all'innovazione. Allora, questo è un po' l'immaginario collettivo sul venture capital, ok? Quindi, noi siamo tendenzialmente lo squalo, c'è la startup e il nostro somma gioia è potercela mangiare, e poi c'è un contesto su cui lavoriamo. Ecco, questo è un po' l'immaginario che ci portiamo dietro. In realtà le cose non funzionano in una rete se la rete non funziona in maniera collaborativa. Okay?
Quindi non siamo in un contesto competitivo, siamo in un contesto collaborativo. Dopo, naturalmente, ognuno fa i propri interessi, quindi non vi dico, ragazzi, che sono rose e fiori, perché ci sono le questioni da dirimere sempre, ma questo vuol dire che ci sono tutte le migliori famiglie e uno cerca di mandare avanti la famiglia tendenzialmente tutti insieme. Ma è anche vero che la logica è una logica tendenzialmente diversa quando si lavora su delle reti di innovazione. E quindi la logica è proprio questa qui. E cioè, quella che viene percepita come un po' una sfida, il venture capitalist e l'innovatore, in realtà quello che cerchiamo di fare quando lavoriamo è un lavoro di squadra. Okay? Quindi il nostro mestiere, e lo vedremo bene come ci collochiamo all'interno del percorso, è un mestiere per cui noi facciamo, siamo un po' catalizzatori, da un certo punto di vista, di un processo, lavorando in squadra con l'imprenditore. Il fatto che si lavori in squadra, banalmente, da un punto di vista poi pratico, lo dice il fatto che siamo entrambi soci della startup. Cioè, il fatto che io entri nel capitale di una startup e diventi socio, significa che, quando dice il mio socio tendenzialmente, quando si scherza anche fra amici, dice sì, questo è il mio socio perché facciamo qualcosa insieme, come per dire siamo parte della stessa squadra. Nella sostanza la logica deve essere la stessa. Poi, ripeto, non sempre, come si litiga fra soci, si litiga in famiglia, questo capita, ma il punto di partenza è o si lavora in quella prospettiva di essere soci e quindi di raggiungere un obiettivo che è quello di sviluppare l'azienda, o se no la cosa non funziona. Altra domanda che è venuta fuori ieri, dice, ma cosa vi differenzia fra i business angel e venture capital? Anche qui il ciclo di vita in un'azienda è molto lungo. Il venture capital non è un operatore finanziario che supporta dal punto di vista finanziario tutto il ciclo di vita dell'azienda, noi ci posizioniamo in una fase iniziale, non la primissima fase. Ora, dietro di me vedete due curve, una curva sono le vendite, se non ricordo male quella continua, quella tratteggiata sono i flussi di cassa. Per spiegarci, sono due cose molto diverse, anche se spesso uno dice flusso di cassa, quindi aspetto finanziario e vendita sono la stessa cosa, sono molto diverse. Banalmente, chi di voi in qualche modo ha mai lavorato sa benissimo che quando stacca una fattura, sta facendo fatturato e sta facendo la vendita, ma se il tuo cliente non ti paga, i soldi non li vedi. Quindi alla fine quello che ti serve è che il cliente ti paghi. Ecco, questi sono, diciamo, i due aspetti molto terra-terra. Perché sono diversi? Perché se io magari sto anche cominciando a vendere, probabilmente devo fare tutta una serie di investimenti, anzi, all'inizio farò tantissimi investimenti, dalla parte produttiva, dalla parte sempre di sviluppo, industrializzazione, marketing o quant'altro, per cui la mia azienda in realtà ha bisogno di soldi per crescere, anche se sta già fatturando. Il venture capital lavora in questa fase qui. Alcuni venture capitalist, anche qui ci sono approcci diversi, ci sono gli operatori, come siamo anche noi, che lavoriamo anche nella fase preliminare, quindi quella si dice pre-revenue, cioè nella fase in cui la società non fattura, peraltro non tutte le start-up hanno come modello di business quello di andare sul mercato e fatturare, perché se voi sviluppate una nuova molecola, tendenzialmente non fatturerete mai, perché una volta sviluppata la molecola, prendete tutto il pacchetto, vi fate comprare da grande multinazionale e ci pensa lei a portare sul mercato. Ma diciamo, ci sono operatori che lavorano anche in questa fase, altri operatori che dicono no, io voglio investire solo quando la startup già sta facendo delle vendite, però sempre bisogno di cassa per crescere. Ci sono altri operatori che investono quando dicono solo voglio vedere la startup che fa dei profitti, quindi sul conto economico, che significa fare ancora molti investimenti, perché per far diventare un'azienda che fattura qualche centinaio di milioni di dollari o di euro, bisogna fare molti investimenti anche quando già l'azienda è profitable. Quindi questi sono come ci collochiamo. Non investiamo nelle aziende già consolidate, questo è un mestiere che fanno colleghi dei private equity, difficilmente investiamo nelle primissime fasi, quelle in cui magari ci servono i soldi per fare un prototipo o quant'altro. Poi ripeto, dipende dai fondi, noi lo facciamo, altri nostri colleghi non lo fanno. Tendenzialmente chi fa le prime fasi sono
su vedete scritto le 3F e gli Angels, le 3F famose, Family, Friends and Fools, cioè quegli amici o ex amici dopo che avrete buttato via i loro soldi, i parenti che vi odieranno e dei pazzi che vi hanno dato soldi e che vi aiutano a partire. Oppure gli Angels, e anche ieri parlavamo della differenza, un Angel è un privato, tendenzialmente molto competente del settore su cui voi volete sviluppare la startup, perché magari ha fatto già l'imprenditore, perché è un manager e quant'altro, e quindi lui cosa fa? Vi aiuta finanziariamente, ma vi aiuta con le sue competenze. È un privato che usa i propri soldi, quindi prende una decisione per se stesso, investe e vi aiuta a fare un primo passo. Perché investe? Perché conosce il settore, quindi capisce che la vostra idea in un settore che lui conosce può fare il botto e vi aiuta a farlo. Una differenza sostanziale, lo ripeto proprio perché ieri non c'era questa breve chiacchierata, fra un business angel e un fondo è che il business angel investe i propri soldi, il fondo investe i soldi di qualcun altro. Per darvi un'idea, noi siamo il nostro fondo è gestito da una società che si chiama un SGR, cioè una società di gestione del risparmio, quindi un soggetto vigilato da Banca d'Italia. Quindi noi abbiamo tutta una serie di procedure, di strumenti di controllo tesi a fare cosa? A far sì che chi ci ha dato i soldi sappia che noi li gestiamo in maniera professionale, non abbiamo conflitti di interessi e seguiamo un processo di investimento che è allineato al tipo di investimento che abbiamo detto nel momento in cui abbiamo presentato una proposta di sottoscrizione del nostro fondo. Quindi siamo degli operatori che hanno dei processi molto strutturati al loro interno e questa tutela di chi ci ha dato le fondi. Quando spesso sento dire, ma voi venture capitalist, qui in Italia non c'è nessuno che tira fuori i soldi, li mette subito. Allora, a parte il fatto che vi sfido ad andare in Silicon Valley e trovare gente che tira fuori veramente l'assegno circolare, perché queste, scusatemi tanto, sono delle balle che si raccontano. Okay? Detto questo, un privato può prendere una decisione molto veloce perché rischia del proprio, un soggetto istituzionale è giusto che non prenda la decisione velocemente perché rischia i soldi di altri. Che poi ci siano quelli eterni nel prendere decisioni e quelli un po' più veloci è un altro discorso, ma un fondo opera sempre in maniera strutturata. Okay? E poi, detto male, quando andate a chiedere qualche milione di euro, aspettatevi che la gente, prima di darvi qualche milione di euro o qualche centinaia di migliaia di euro, ci pensi un attimo, ecco. Quindi tariamo anche sulle cose. Esistono delle differenze poi fondamentali per quello che riguarda l'approccio. Gli investimenti sono naturalmente diversi, più grossi quelli nelle aziende mature, più piccoli come importi. L'altra differenza è il tipo di coinvolgimento che i soggetti hanno nelle aziende su cui hanno investito. Gli angel sono lì con le mani in pasta, sostanzialmente, quindi sono veramente coimprenditori in certi casi vostri. I fondi di venture capital, vi assicuro, nella mia esperienza, che non siamo quelli che ci sediamo quando va bene nel consiglio di amministrazione, aspettiamo di sentirci raccontare le cose. E questo anche nell'interesse dell'imprenditore, lavoriamo molto, molto vicini. Tendenzialmente ci sentiamo una o due volte a settimana, non è una questione formale, è una questione di spingere insieme per andare al successo delle imprese. Perché lo possiamo fare? Perché noi abbiamo lavorato in certi settori. Quindi quando magari mi capita di sedermi con degli imprenditori per decidere delle cose, io porto la mia esperienza di 15 anni di industria multinazionale, che sono quelli che servono anche, soprattutto quando si va avanti nello sviluppo e magari si comincia a parlare con le multinazionali. Io so i meccanismi di una multinazionale, so come ci si muove lì dentro. Un imprenditore che si affaccia la prima volta a dialogare con la multinazionale rischia di fare delle mosse. Siamo ritorno, ecco, delle mosse sbagliate. Quindi c'è un cerimoniale, ci sono delle strategie per riuscire a lavorare con una multinazionale e questo bisogna conoscerle. Quindi siamo abbastanza presenti. Immaginate il grandissimo fondo che compra l'azienda consolidata, tendenzialmente la sua presenza nella gestione è data attraverso dei manager che loro scelgono per guidare l'azienda, ma l'invasività del team del fondo
è molto limitata rispetto alla nostra nella gestione ordinaria. L'altra considerazione è questa, vi dicevo prima, noi siamo uno dei soggetti. Guardate che quando uno pensa a una startup deve farsi sempre un po' delle domande su qual è il suo modello e che cosa ha sotto, perché non necessariamente è corretto che si rivolga a un investitore finanziario, potrebbe anche andare da un industriale. L'industriale ha certamente delle sue specificità di approccio, ma in alcuni casi potrebbe essere un partner migliore che non un soggetto finanziario. Questo quando avviene? Ad esempio, avviene quando voi sviluppate un prodotto, che è un prodotto, se vogliamo, già praticamente completato, che va a essere complementare con i prodotti che già un'azienda ha in portafoglio. Allora, per un soggetto finanziario, un'azienda monoprodotto potrebbe essere un problema, perché se quello specifico prodotto non va, cioè tutta l'azienda mi crolla. E nello stesso tempo cosa devo fare quando investo? Devo creare tutta la struttura produttiva, commerciale, tutto il resto. Quindi devo farci un'azienda intorno a un prodotto. Se invece voi andate dall'industriale, che ha già la struttura produttiva, commerciale e quant'altro, lui come investitore avrà delle grosse sinergie immediate. Questo a vantaggio vostro, per cui il vostro prodotto entra più velocemente sul mercato, a vantaggio suo perché deve investire meno rispetto a un finanziario e quindi si attenderà anche dei ritorni di tipo diverso. Qual è il contraltare? È che se è pur vero che un fondo di investimento, un business angel piuttosto che un fondo di venture capital è comunque molto presente nella gestione dell'impresa, è vero che non ci sostituiamo mai all'imprenditore. Cioè possiamo essere d'accordo o disaccordo, ma la gestione ordinaria la fa l'imprenditore. E vi assicuro che questo fa una bella differenza. Viceversa, un industriale molto probabilmente sulla gestione ordinaria avrà molto da ridire. Okay? Quindi bisogna un po' bilanciare tutte le cose. Però in molti casi mi capita di consigliare a startup che vengono da noi e che hanno anche delle cose interessanti, dico guarda, io non sono un soggetto giusto, trovati l'industriale, perché per il tuo modello con l'industriale hai molte più probabilità di successo e io in questo caso ho un rischio molto alto per l'investimento. Scusate, fate pure domande in libertà, perché cioè, se no vado avanti a macchinetta. Ecco, altre considerazioni interessanti. Quando noi facciamo un investimento, naturalmente vogliamo poi che questo investimento funzioni e quindi vogliamo, poi dopo vi dirò quanto ci aspettiamo. La cosa interessante è che anche qui c'è un po' un falso mito, è quello di dire, ah bellissimo, il venture capital, poi andiamo tutti in borsa, questo mito che ci portiamo avanti dagli anni 2000, dopo bastava che tu sapessi un minimo programmare un HTML e andare in borsa, questo succedeva negli anni 2000. Continuiamo un po' a avere questo retropensiero che fortunatamente, visto che cosa è successo dopo nel 2001, ecco in realtà se vedete sia in Europa che negli Stati Uniti la percentuale di uscite sui mercati finanziari è veramente inferiore al 10%, cioè chi veramente fa l'uscita, cioè chi permette a una startup di raggiungere il culmine del percorso, che non è l'investimento, ma è la realizzazione dell'investimento tramite il disinvestimento, sono operatori industriali, dove nell'accezione industriale che abbiamo fatto precedentemente. Quindi immaginiamoci che non siamo qui a investire per andare in borsa. Nel 90% dei casi investiamo per essere comprati da un industriale. Quindi sono delle logiche, ancora una volta, diverse. E questo è un po' la filiera, se vogliamo, ok? Cominciamo dalla sinistra. C'è un investitore, il nostro sottoscrittore. Quindi c'è qualcuno, tendenzialmente un operatore finanziario, oppure un fondo pensione, una fondazione bancaria, un fondo di fondi, un privato, un family office, a volte anche gruppi industriali, ma in una logica finanziaria, che decidono di investire in un fondo. Il fondo a questo punto, che è quell'altro signore del mezzo, ha il compito di gestire questo patrimonio, diciamo, messo a disposizione, questi capitali messi a disposizione. Gestire significa fare la selezione, trovare delle belle imprese su cui fare l'investimento e fare la partnership con l'imprenditore. L'imprenditore cosa fa? Mette a disposizione la propria idea, mette a disposizione la tecnologia. Adesso uso naturalmente l'accezione dell'imprenditore come fosse una persona sola, ma non è una persona sola, perché se siete da soli abbiamo un problema. Comunque,
il team imprenditoriale porta l'idea, la tecnologia, la proprietà intellettuale in senso lato. E infine abbiamo quindi la grande impresa, 90% delle uscite, cioè il signore che nella logica dell'open innovation è lì seduto e dice: io ho bisogno di lanciare dei nuovi prodotti, ho bisogno di competere meglio. Che cosa c'è in giro per il mondo che mi permetterà di competere meglio? Non a 10 km a casa mia, per il mondo. Okay, quindi la grande impresa che vi acquisisce non sta guardando voi, sta guardando voi, sta guardando un signore che sta in Cina, ne sta guardando uno in Sudafrica, uno in Australia, uno in Brasile, e poi è lì che voi siete in concorrenza. Okay? Non pensate mai alla concorrenza come vicino di casa, la concorrenza è a migliaia di chilometri di distanza. Quindi questi sono gli attori su cui lavoriamo, okay? Nella logica sempre della rete. La startup è lì nel mezzo. Quindi da una parte abbiamo gli investitori, dalla parte abbiamo il mercato, e lì ho cercato un po' di rappresentare quali sono i passaggi con cui sostanzialmente si crea un circolo positivo sulle risorse finanziarie ed economiche. Prego. Questa valutazione si fa, questa valutazione è centrata anche in un'ottica di responsabilizzazione sociale di chi investe e di chi poi attua l'idea. La responsabilizzazione sociale, mi verrebbe dire, questa è a carico di qualsiasi attore in un'economia, anche perché banalmente, se etimologicamente prendi la parola economia, significa avere cura della propria casa. Quindi noi poi pensiamo all'economia come il mondo degli affari, ma per citare un libro, l'economia non è il business, ok? L'economia è avere cura, e quindi la responsabilità sociale è insita in qualsiasi attore economico. Poi ci sono quelli che agiscono fregandosene della loro responsabilità, e questo è un altro discorso. Ma tendenzialmente chiunque operi come attore economico ha una responsabilità sociale. La startup è lì nel mezzo, quindi c'è un flusso che, se vogliamo, è più finanziario, che sono le prestazioni del fondo, ma dall'altra parte sono flussi finanziari legati allo sviluppo economico, al valore che economicamente crea l'impresa, nella accezione normale, lavorando su un mercato. Quindi lo scollamento fra un mondo finanziario che noi pensiamo, e che in tanti casi è su molti strumenti scollato dalla realtà economica, nel venture capital funziona solo se la realtà economica, che è il sottostante dell'investimento, gira. Perché se non gira quella parte lì, non girano i flussi finanziari a monte. Quindi noi siamo uno strumento di investimento nell'economia reale. E quindi siamo questi signori qua. Siamo proprio a ponte, ma noi nel senso startup più venture capital, non venture capital. Okay? L'insieme delle due cose funziona. Per far funzionare, e qui ritorno all'inizio perché vi ho raccontato un po' che cosa facevo, per far funzionare questa cosa significa che devo portare soldi, ma devo portare competenze, devo portare network. E quindi devo essere qualcuno che comincia a fare il mestiere del venture capitalist, se alle spalle su un certo settore ha avuto e si è creato una certa competenza. Io qui vi porto degli esempi, dei profili di venture capitalist veri. Quindi una signora là che ha il PhD in chimica alla University of California, Berkeley, è stato per circa 17 anni, si è occupato di ricerca e sviluppo preclinica in una grandissima multinazionale, poi è stato vice president di un'altra impresa multinazionale nell'ambito dell'oncologia. Indovinate su che cosa investe? Internet? Questa signora gestisce uno dei più grossi fondi biotech al mondo. I sottoscrittori principali di questo fondo sono grandi imprese farmaceutiche, oltre che operatori finanziari. L'altro signore lì sotto ha una laurea in ingegneria elettrica a Stanford, si è fatto il suo MBA sempre a Stanford, ha lavorato per molti anni nella ricerca e sviluppo di una grande multinazionale elettronica, poi ha lavorato anche in consulenza strategica. Questo signore è uno che gestisce uno dei più grossi fondi della Silicon Valley, che non a caso investe in elettronica. Là sotto vedete un altro signore, appunto, che invece è stato vice president di ricerca in un'altra multinazionale, anche lui investe in elettronica, nasce dell'ETH, comunque è un italiano. Quindi
Sono tutti profili, ve ne ho presi alcuni da venture capital molto famosi. Se prendete chi lavora su internet scoprirete che chi investe in internet tendenzialmente è stato un imprenditore o un manager di qualche grosso colosso di internet. Perché oltre a capire quello su cui investono, hanno già il collegamento su chi poi acquisirà la tecnologia o sono facilitati nell'averlo. Quindi è molto importante che la persona che voi scegliete come partner finanziario sia quello che oltre a darvi soldi vi porti questo tipo di competenza, e altrimenti non c'è lo sviluppo della startup. Altro falso mito è quanto dura l'investimento, cioè quanto tempo un investitore rimane socio di una startup. Allora, primo punto fondamentale: un investitore in capitale di rischio rispetto a un investitore industriale è obbligato a cedere la propria partecipazione. Io non posso tenermi una partecipazione più di un certo periodo, non posso per legge. Ho firmato un contratto con dei sottoscrittori, gli ho detto a un certo punto, ragazzi, tutti liberi, dismetto. Un industriale dice, vabbè, aspettiamo ancora qualche tempo, io non posso farlo. Quindi questo è già il primo punto. Detto questo, ancora una volta, così come c'era il falso mito della quotazione in borsa dopo 3 anni, vediamo quanto durano, quant'è il tempo dal primo investimento all'uscita. E queste sono le medie, Stati Uniti e Europa, sia per IPO, cioè quotazione in borsa, che per acquisizione industriale. Non sono 3 anni. In certi casi sono più di 6 anni. Media del pollo, Europa, quindi, o Stati Uniti, dove diciamo la dinamicità tendenzialmente è diversa di quella che abbiamo nel contesto italiano. Quindi è un percorso lungo, comunque, perché 6-7 anni sono un percorso lungo. Sono un percorso lungo per chi investe in un fondo di investimento, che sa che comunque i ritorni sono dei ritorni non immediati, non siamo uno strumento liquido certamente, siamo uno strumento che può dare grandi soddisfazioni in termini di ritorni complessivi. Quindi i rendimenti che potete fare investendo in un fondo di venture capital non li vedete tendenzialmente se non in titoli fortemente speculativi, è un investimento di lungo periodo. Per uno startup anche questo deve generare una consapevolezza. La prima è che comunque a un certo punto dobbiamo uscire, quindi dobbiamo dismettere partecipazione. La seconda è che ci dovete sopportare per tanto tempo. Quindi vediamo che quando si fa l'investimento ci si trovi subito d'accordo e siamo felici, perché non è che è una cosa che dura 6 mesi. Siamo soci per 6 anni, ok? Quindi io lo dico sempre un po' scherzando, quando vediamo che con alcuni imprenditori le cose funzionano bene, guarda che questa faccia, questa, te la devi vedere per 6 anni, ok? Io devo vedere la tua peraltro, quindi anch'io non faccio un investimento se non voglio lavorare con quella persona per 6 anni. Quindi questo è un po' per darvi un quadro. Perché parto da queste considerazioni? Cioè, ma vi devo spiegare che cosa guardiamo. Cerchiamo di capire come lavoriamo, che approccio abbiamo e quindi capite meglio adesso quando vi spiego che cosa guardiamo. Altro punto che vi avevo promesso, il rischio di investimento. Allora, non si vede un accidente, perfetto. Vi faccio una domanda, si vede una striscina già? Vi faccio una domanda. Secondo voi, quanto è il tasso di sopravvivenza medio a 5 anni di una startup? Allora, sopravvivenza, ok, 20%. 2%? 2%? 20%? 2%? Chi offre di più, chi offre di meno? 10? Beh, ragazzi, quindi la vostra prospettiva è l'ecatombe. Perfetto. Allora, partendo da una prospettiva, direi, l'Armageddon in confronto era una passeggiata, vi do un po' di dati. Tasso di sopravvivenza a 5 anni, quindi guardate quella roba che non si vede mai il quinto anno, nel senso che c'è una striscetta grigia. Comunque si oscilla fra l'80% e il 50%. 80% sono quelle che sono uscite da Techstars. Quindi acceleratore, massima selezione all'ingresso, ok, quindi un po' la creme della creme della creme. Come... Ricordate Men in Black, chi l'ha visto? Sì. Siamo qui il meglio del meglio del meglio, ecco. Dati la California, Y Combinator, Techstar, ecco, naturalmente i dati nazionali statunitensi sono quelli più bassi perché prende, diciamo, tutte le startup. E qui vi faccio una domanda, si parlava del 20, del 2, del 10%, quindi vi sentite
dice, ah, non so, una su due ce la fa, alla faccia di Gianni Morandi. Ok, prego? Sì, ma non è che siamo poi così lontani anche in altri, scusate. Quindi, e qui io vi faccio un'altra domanda a questo punto. Siete soddisfatti? Siete contenti? Solo la sopravvivenza. Vabbè, tanto già la sopravvivenza, come dire, di questi tempi non si butta via nulla. Siete contenti o non siete contenti? Cioè, sì o no? Si aspetta il punto di partenza, sì. Bene. Vabbè, no, comunque sono ancora lì. Perfetto. Allora, io a questo punto vi faccio una domanda. Non faccio più il venture capitalist, ok? Da oggi lavoro in Standard & Poor's, quindi faccio l'agenzia di rating. Vi guardo, vi dico, voi siete un asset class startup. Avete un tasso di sopravvivenza 50% a 5 anni. Che rating vi do? Basso quanto basso? Beh, BB- mi preoccuperei, considerando che l'Italia ha un rating tripla B, avere il 50% di probabilità che questo paese vada a gamba all'aria in 5 anni, come dire, io forse, neanche la Grecia ha quel tasso di probabilità. Una A? Basso. Allora, vediamo un attimo, basso quanto, ok? Mi fa vedere, questi sono i dati storici del default rate a 5 anni, Moody's e Standard & Poor's. Il 50% sono i titoli spazzatura. Ok? Quindi guardatemi in faccia, voi siete un titolo spazzatura. 50% di proprietà di default a 5 anni. Ok? Quindi questa è l'asset class su cui investe un fondo di venture capital. Partiamo da questo assunto. Okay? Quindi mi metto quella parte finanziaria, il lato oscuro della forza che è meno in questo mestiere, e vi dico questo. Ci sta facendo vedere come lo stesso personaggio può essere visto diversamente da due. No, non sto facendo vedere come posso vederlo in modo diverso, ma la consapevolezza del rischio finanziario di investimento in una startup. Perché l'assunto da cui, quando vi ho detto oggi parleremo di questo e questo, vi ho detto guardate che c'è il rischio, ma dall'altra parte c'è il rendimento atteso, se no non farei questo mestiere. Sarei rimasto in industria bella e felice. Okay? Perché opera un bilanciamento tra due valutazioni. Perché banalmente io mi espongo a un rischio solo se mi aspetto di ottenere tanto. E poi cerco di mitigare il rischio facendo un lavoro di portafoglio, di riduzione del rischio, tutto quello che vogliamo. Ma attenzione, la gestione del rischio è molto importante, ma soprattutto è correlata con il rendimento atteso. Perché dico questo? Perché quando vi dirò i numeri del rendimento atteso, e probabilmente voi saltate sulla seggiola, in realtà non dovete saltare sulla seggiola, perché la prima cosa di cui dovete essere consapevoli è che una startup è un titolo spazzatura. Ok? Perfetto. Quindi, questa è la domanda. Quanto pensate che sia il rendimento atteso? Quando parlo di rendimento, parlo di tasso annuo composto. Okay? Di rendimento atteso, ovvero investo 1000 fra 5 anni mi aspetto 2000, okay? Il tasso composto anno, se ho un 2x, mi sembra sia intorno al 10-12%, una cosa, okay? In 5 anni. Quindi, quanto è secondo voi? Abbiamo 50% di probabilità che a 5 anni non ci sia l'azienda, il numero magico 5 anni ritorna un po' anche sulla durata dell'investimento, quindi fra 5 anni un'azienda su due del mio portafoglio non ci sarà statisticamente, poi possiamo declinare di più. Quindi quanto è che quell'azienda mi deve generare? Considerando che il mio fondo deve anche restituire di più ai sottoscrittori, cioè loro sanno che io investo in titoli di spazzatura, quindi anche loro si aspettano un rendimento. Allora, le aziende che sopravvivono alle catombe dell'uno su due devono generare abbastanza rendimento da sopperire a tutti gli investimenti che ho perso e a generare un rendimento complessivo per i miei sottoscrittori. Diciamolo in percentuale, è più facile così, uno dice ok, il mutuo è al 3%, l'Euribor praticamente non esiste, i titoli di Stato greci ci sono al 10%, il venture capital è...
Scusa, però prima che dai la soluzione, sì. Quindi col 50% di rischio, sì, vuol dire che una su due mi va male. Esatto. Se una su due mi va male e io faccio il tuo mestiere, nel momento in cui scelgo due di loro e uno dei due purtroppo non mi sopravvive, quello che non mi sopravvive mi deve coprire, quello che mi sopravvive mi deve coprire la perdita di quello che, esatto, e mi deve generare l'utile. In più devo andare dal mio investitore dicendogli non ti restituisco esattamente gli stessi soldi che mi hai dato, perché sennò nessuno me li dà, ma devo avere un rendimento che col 50% mi soddisfi uno che mi ha dato 100. Esatto, che soddisfi... No, è così, ma deve anche soddisfarlo molto. Perché lui sa che quando mi ha dato i soldi io li avrei investiti su aziende e una su due non ce l'avrebbe fatta. Dopodiché quella che ce la fa, e ritorniamo alle considerazioni giustissime che avete fatte, vediamo che cos'è che fa. Nel senso che alcune sono lì che sopravvivono, altre sono quelle che crescono, ok? Quindi in realtà sono solo quelle che crescono che mi fanno il risultato del fondo, ok? 100% non è tanto, ci sta. Soprattutto nella fase seed. Allora, 100%, ok, quindi seed voglio dire investo prima che ci sia magari un proof of concept, un prototipo. Allora, quindi investo 1 milione. Dopo 2 anni, quanto è questo milione? Dopo 1 anno, quanto è il milione? 100% di rendimento composto anno. Quindi, primo anno ho messo 1 milione. Dopo 1 anno, quanto mi aspetto? 100%? 2 milioni. Dopo 3 anni? 4 milioni. 8 milioni, 16 milioni, ok? Ho investito 1 in 5 anni, 20, scusate, no, 32, ok? La crescita di valore deve essere 32 per... Allora... Ma è per questo motivo che una startup deve crescere il doppio ogni... Bravo. Okay. Attenzione, il valore della startup. Il valore della startup... Il valore. Deve raggiungere dei risultati tali per cui il valore cresca con dei salti. Quindi il motivo per cui noi facciamo degli investimenti esterno, cioè, questa crescita viene da uno stimolo esterno che è appunto La crescita non viene da uno stimolo esterno, perché o la startup prende e cresce, allora non è che gli stimoli esterni tendenzialmente sono per delle pressioni contrarie alla crescita, ok? Il cliente non è che ti compra semplicemente perché ti vede. A questi punti lo pensano, ma non è così. E già è la cosa più facile, diciamo, del rapporto clientele. La concorrenza, se vede che tu funzioni meglio, tendenzialmente che è 1000 volte più grossa di te, non è che stai a guardare che gli rubi quote di mercato. Sì. Okay? In più, mettiamocela, il sano fattore, diciamo, C, che anche viceversa, voi sapete benissimo che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo, e quindi l'insieme di per sé non costituisce, come dire, un clima favorevole. Quindi bisogna mettersi lì e testa bassa e pedalare. Quindi, raddoppiare valore ogni anno significa che sono dei modelli di impresa che nascono fin dall'inizio con la prospettiva di spaccare il mondo, perché questo stiamo parlando, o se no non possono essere interessanti per un venture capitalist. Perché già se uno parte con le migliori intenzioni di conquistare tutti i mercati mondiali con la propria impresa, poi lì comunque una cosa è dire, una cosa è farlo. Il nostro mestiere è riuscire a selezionare quelli che, diciamo, questa ce la può fare, okay? Stante le condizioni, la due diligence, le persone, tutto quello che vogliamo, okay? Ed è il nostro mestiere. Ma poi dopo, ragazzi, si prende, ci si mette lì, si tira sulle maniche e via a pedalare per 5-6 anni per riuscire a far diventare veramente queste imprese qualcosa che il mondo ti invidia. Perché di questo stiamo dicendo. La grande multinazionale ti guarda e ti dice: porco cane, avevo visto dei cinesi in gamba, ma questi italiani sono 30 volte meglio. E guardate che i cinesi sono molto bravi, gli indiani sono molto bravi. In Brasile c'è della gente ganzissima, ok? Però è l'unico modo per farcela. Quindi questo è il punto di partenza. Non bisogna pensare di non essere... Mi capita molto spesso che arrivino delle start-up
dicendo ma sì, noi cresciamo, non vogliamo crescere troppo perché sennò poi dopo magari chiediamo un investimento troppo grande. Dico ragazzi, o ci avete l'ambizione o sennò non siamo le persone giuste per voi. Punto. Non significa che sia sbagliato. Infatti ho fatto una premessa, noi siamo degli animali particolari. Quindi per parlare con questi animali qui bisogna arrivare con questo tipo di visione. Perché noi possiamo solo fare questo tipo di investimenti, altrimenti non possiamo farli. E questo vi spiega perché tradizionalmente lo strumento finanziario venture capital è legato all'innovazione. Perché questi tassi di crescita li possono dare solo delle aziende fortemente innovative, con un concetto di innovazione che è legato alla tecnologia, ma non solo. Okay? Quindi o si è innovativi o se no non si cresce così. Va bene? Quindi, primo punto è massima ambizione, concorrenza è il mondo, perché quella è la concorrenza, e pensare che in 5 anni voi avrete un'azienda che deve essere conosciuta nel suo settore di riferimento letteralmente da tutto il mondo. Detto questo, che già è abbastanza, che cosa cerchiamo? Allora, qui cercherò di stringere un attimo, però anche qui alcuni punti fondamentali. Allora, quando si parla del famoso nel business plan, no? Perché anche recentemente, cioè 2 giorni fa, ero in un'università, bel gruppo di ricerca, veramente mi è piaciuto molto, sull'ottica applicata alla sensoristica, bla bla bla, e siamo ancora nella fase di ricerca applicata. Noi diciamo, no, vogliamo fare lo spin-off, dico, ok ragazzi, allora, vi dico, siamo stati 4 ore a parlare, sostanzialmente dicendo, dovete affrontare questo, questo, questo e questo, e trovatevi della gente che sappia di questo mondo, perché voi da soli, regolatorio non c'è, via dicendo. E mi disse, vabbè, ragionate sul piano industriale, perché cos'è il piano industriale? In soldoni, quando si parla del business plan, voi dovete partire da una cosa, partite da un bisogno di mercato, ok? Tendenzialmente non è perché uno pensa di avere una cosa ganza che il mondo gliela compra. Dice, ho fatto questa cosa, non c'è da nessuna parte. Allora, se non c'è da nessuna parte, la prima questione che vi deve venire in mente è se non c'è da nessuna parte nessuno la vende, forse è perché non interessa a nessuno. Perché, guardate, le innovazioni se ne possono fare tante, ma il fatto che qualcuno poi te la compri veramente è un altro discorso. Quindi, partiamo dal fatto che c'è un bisogno di mercato. Interessante perché, ad esempio, in mercati più evoluti del nostro, dal punto di vista del venture capital, capita spesso che ci siano persone che non capiscono nulla di tecnologia, ma che conoscono molto bene certi mercati e dicono lì c'è un bisogno, e vanno a cercarsi la tecnologia. Quindi l'approccio dovete farlo così. Poi, che significa? Che magari uno ha tecnologia e cerca di capire qual è il mercato più potenzialmente più interessante dal punto di vista dei bisogni, ma partiamo da lì. Non pensiamo che siccome uno ha qualcosa, allora automaticamente, e magari potenzialmente questa cosa si applica su più settori, allora è anche meglio. Focalizzazione, chiaro bisogno del mercato. Bisogno del mercato, e quindi il business plan cos'è? Dimmi se c'è un bisogno sul mercato. La gente vuole, c'ha un problema. La gente, l'industria, il consumatore, chiunque altro. Questo problema lo percepisce, perché se voi non percepite un problema, il problema non c'è. Oppure dovete riuscire a comunicare che quello è un problema. Ma diventa più complesso. Quindi c'è un bisogno percepito, non è soddisfatto, non sarà soddisfatto nei prossimi 6 anni. Perché il tempo che voi andate sul mercato, sono passati 6 anni, se siete nelle fasi iniziali. Quindi non pensate oggi nessuno lo soddisfa. Andate a vedere chi sta cercando di soddisfarlo. Perché poi vi trovate in concorrenza fra 6 anni, non oggi. Okay, quindi guardiamo sempre avanti. E altre cose, quindi nel business plan dice bisogno sul mercato, chi sono i clienti, cosa vogliono, non ci sarà nessun altro da qui a 6 anni. E poi fatevi delle domande semplici. Ma sti clienti sono disposti a pagare? Perché io posso avere un bisogno, ma non ho nessuna intenzione di pagare perché venga soddisfatto. Ecco, il punto automaticamente un'azienda non sta in piedi. E quanto sono disposto a pagare? Perché se sono disposto a pagare meno dei costi che io potenzialmente devo sopportare per andare a offrire un prodotto o un servizio, anche lì è un problema, perché banalmente la cosa non sta in piedi. Okay? E c'è qualcuno che è in grado di produrre questa roba? C'è qualcuno che me la sa portare sul mercato? E via dicendo. Quindi
Alla fine sono le tre cose sostanziali, un po' quando, se vi capiterà o se l'avete fatto, di fare un elevator pitch. Non state lì a descrivere quanto è bello il mio prodotto. L'elevator pitch per un investitore deve dirgli: c'è un bisogno sul mercato, nessuno sa soddisfare questo bisogno meglio di me e ci faremo tutti un pacco di soldi. Scusate se semplifico così, ma questo è il discorso che un investitore in 2 minuti in un ascensore si aspetta di sentirsi dire. Poi dopo ci si vede e per 6 mesi vi riempio di domande. Ma il punto di partenza è questo. E lo stesso deve essere concettualmente le cose che noi andiamo a vedere quando incontriamo una startup. Partiamo da lì, ok? E quindi un po' questo famoso discorso che vi dicevo prima, no? Ci sono tantissime idee che sono veramente inutili. Quindi, sì, nessuno le fa, ma domandiamoci con delle parole chiave. Parole chiave è: costa di meno, è più semplice, è più efficiente, cioè i bisogni si esprimono così sul mercato, anche sul mercato industriale. Poi c'è tutto un altro filone che è legato alla proprietà intellettuale. Allora, io vi spiego la mia teoria dei brevetti. Allora, sapete cos'è un brevetto? È un diritto di monopolio, ma che cosa... È un patto sociale tra l'inventore e lo Stato. Sì, ma voi prendete un brevetto, ok? Cosa c'è scritto nel brevetto? Che l'invenzione è stata prodotta da una persona che ha determinate caratteristiche che la rendono unica. Un brevetto, perché venga concesso, quindi deve descrivere un'innovazione in modo tale che qualsiasi persona competente del settore sia in grado di replicarla. Ok? Quindi voi sapete che in un brevetto state scrivendo la ricetta della vostra invenzione. Ok? Quindi è una ricetta. La ricetta della torta di nonna Papera. Ok? Bene. Allora, voi prendete la ricetta della torta di nonna Papera e prendete nonna Papera oppure prendete qui qua. Fate fare la torta a qui qua, seguendo la ricetta della torta di nonna Papera, e ottenete un risultato diverso rispetto alla torta che fa nonna Papera stessa. Okay? Quindi, prima considerazione. Voi avete un brevetto, ma se non siete dei bravi cuochi, io non so di che farmene di quel brevetto. Okay? Cioè avete una bella ricetta. Quindi, non, la proprietà intellettuale è fondamentale, è un diritto di monopolio. Fantastico, mi siedo lì, se è fatta bene, per X anni vendo solo io e tutti gli altri lì a guardare. Perfetto. Però devo saper vendere e produrre, cioè devo gestire questo ristorante. Ma fossi anche nonna Papera con la ricetta, questo non è sufficiente perché un venture capitalist dia soldi a nonna Papera. Perché nonna Papera di fronte a sé ha N scelte. La prima, c'ho la ricetta e faccio la torta per chi può qua. Beati loro, se la mangiano. Ogni tanto la mangia l'orso quando lo lascia freddare la finestra, ma la cosa finisce lì. Numero 2. Nonna Papera apre la pasticceria Paperopoli con la sua ricetta. Beh, questo mi fa piacere, vado anche a comprare la torta nonna Papera. Un venture capitalist dice, boh, sì, apre la pasticceria. Ma quello che interessa al venture capitalist è che nonna Papera, che sa come si fa la ricetta, mi standardizzi un processo per cui io faccio lo Starbucks della torta di mele in giro per il mondo. E lì ho l'economia di scala. Stessa ricetta, stessa nonna, ok? Diverso modello di business. Quindi, proprietà intellettuale, fondamentale, ma decliniamola, 1, sulle persone, 2, sul modello di business. Quindi, non basta l'idea, non basta la proprietà intellettuale. Breve digressione soprattutto per il mondo della ricerca che vive di proprietà intellettuale. Il modello di business per cui danno proprietà intellettuale faccio un'impresa è solo quando, questa qui è uno schema che aveva fatto un signore che si chiama Steve Potter, che non è il cugino di Harry Potter ma era il presidente della R&D Society. E lui dice, per me ha senso fare un'impresa basata sul proprietà intellettuale quando ho anche le competenze informali, quella che chiamo informal IP. Cioè, ho il brevetto, ma ho anche persone competenti. Un brevetto solido, peraltro, perché attenzione, il brevetto
Cioè, di per sé il pezzo di carta è lo stesso, le tasse che pagate sono lo stesse, ma ci sono brevetti che reggono e brevetti che non dicono nulla. Quindi quello che chiamiamo un master patent. Se ho molte competenze, quindi io sono veramente il genio del settore, ma non ho proprietà intellettuale formale, quindi non posso creare un monopolio intorno a me, probabilmente fare un prodotto diventa rischioso. Forse il mio modello di business migliore è andare a fare la consulenza su di quello che io so, perché veramente è tutto dentro questa testa qui. Okay? Ci sono anche casi in cui ho dei brevetti formidabili, ma non ho alcuna competenza per portarli avanti. Questi casi sono molto frequenti. Scusi, allora un brevetto in sostanza è un documento che può certificare l'unicità di determinate competenze o di modelli di conoscenza. Non certifica competenze o modelli di conoscenza, certifica nello specifico l'innovazione. Non la competenza, certifica l'innovazione, certifica l'invenzione e ne riconosce l'unicità e l'industriabilità. Industriabilità. Cioè. Beh, sì, si chiama trovato perché bisogna scriverlo in un certo modo, in un certo perimetro, perché quella cosa che hai scritto con quella descrizione del trovato, se effettivamente nessun altro lo ha registrato, depositato prima in qualche altro paese, ti dà effettivamente a un certo punto il diritto di poterlo utilizzare e, come dice lui, valorizzare, però, perché sennò... Scusi, avvocato, allora quando la legge fa riferimento a opere dell'ingegno, che differenza c'è rispetto all'innovazione? Cioè, l'opera dell'ingegno spesse volte è equivalente. No, sono strumenti diversi, anche perché adesso c'è un... Sì. Quando si parla di proprietà intellettuale, di per sé, già visto che in questa slide qui parlo di proprietà intellettuale formale e informale, proprietà intellettuale codificata in n modi, perché poi dopo si parla di brevetti, ci sono i trademark, le invenzioni, i modelli d'uso, tutto quello che vogliamo. E poi c'è la conoscenza, e la conoscenza delle persone è proprietà intellettuale ed è tutelata anche dal codice. La proprietà intellettuale tutela le tue conoscenze personali, il fatto è che se hai delle conoscenze riservate a una certa impresa e te ne vai fuori, l'utilizzo che puoi farne in funzione anche dei contratti che hai regolano il fatto che tu sia imparato certe cose. A un certo punto però devi essere schizofrenico inevitabilmente a cercare di non puoi usare fino in fondo quelle informazioni se vai da un'altra parte, non ti puoi mettere in concorrenza, e questo non ci sono brevetti, poi sempre molto aleatorio, però in un brevetto tu puoi avere questo titolo che in qualche modo ti concede un monopolio su una certa invenzione molto forte, ma non hai le competenze per portarlo. Ed è, ad esempio, è normale perché ci sono tante persone che hanno sviluppato tecnologie ma non vogliono fare un'impresa, anche semplicemente questo, quindi il miglior modo per valorizzarlo è andare a fare un licensing brevettuale. Quindi questo è, ad esempio, quello su cui lavorano moltissimo Industrial Liaison Office dell'università. Il ricercatore rimane nell'ente di ricerca dell'università, la tecnologia viene ceduta attraverso il licensing. Beh, poi lì ci sono tutti i vari schemi contrattuali, eccetera. Poi la proprietà intellettuale, anche qui sono vari, non sono solo i brevetti, ci sono vari strumenti di proprietà intellettuale, ma non entro nel dettaglio. La cosa importante da considerare è che la proprietà intellettuale è un investimento. Quando voi andate a brevettare, al di là di pagare 3.000 euro per una domanda di brevetto con un minimo di ricerca anteriorità italiana, che poi già va all'EPO e quindi vi costituisce anteriorità anche per un brevetto europeo, però dopo dovete sapere che da lì parte un percorso di investimenti molto oneroso. Quindi la caccia, come dire, forse è nata che c'è stata in passato, devo brevettare, brevettiamo solo quello su cui siamo disponibili a fare l'investimento. Perché un investimento è sicuramente su tutte le tasse che vi accompagneranno per tutta la durata del brevetto, saranno molto onerose. Quando il brevetto viene concesso in un paese, lì partono botte di tasse. Okay? Ma poi dovete difenderlo. Perché se il brevetto è veramente valido, qualcuno che tenta di girarlo troverete. E questi sono costi che dovete sostenere. Quindi, avere della proprietà intellettuale è vero che ti dà un monopolio, ma questo monopolio bisogna difenderlo con degli investimenti. Bisogna essere sempre molto consapevoli che bello brevettare, ma ho la capacità di portare avanti questa cosa qua, perché se non ce l'ho abbiamo un problema. E poi la cosa fondamentale è la squadra. Vi dicevo prima, parlavo dell'imprenditore, ma
ho poi rettificato, ho detto l'importante è la squadra. La squadra è fondamentale, perché si dice sempre, e lo ripeto anche se non è novità, si investe preferibilmente su persone che magari hanno idee medie ma sono formidabili, perché queste comunque qualcosa fanno, ma persone medie con idee formidabili molto probabilmente non ce la fanno. Okay? Ci sono stati anche casi di start-up, anche uno recente, che ha avuto un'uscita in Italia enorme, e lì è stato bravissimo l'imprenditore, perché da quello che so un po' di questa storia, lui è andato in una direzione, a un certo punto ha trovato un vicolo cieco, in una situazione in cui poteva finire lì la storia. E lui è stato bravissimo a ripartire, riportando tutta la ricerca in un'altra direzione e portarla all'uscita di qualche centinaia di milioni. Quindi, è lì perché? Perché vedi veramente la squadra che funziona. Squadra che funziona, che significa, uno, persone con le competenze specifiche del settore, ma a 360 gradi dell'attività di un'azienda. Okay? Quindi, io quello che mi aspetto è, se un'impresa opera nel biomedicale, a un certo punto ci vuole qualcuno che sappia di R&D, chi sappia di produzione, che sappia di marketing, che sappia di regolatorio, qualcuno che mi segua tutti i processi di qualità, qualcuno che... Tutti questi pezzi devono comporsi, banalmente, perché sennò non siete in grado di fare un piano industriale, perché arrivano informazioni che compongono il piano industriale sotto angolazioni diverse. Quindi la squadra è importante, senza naturalmente andare a caricarla troppo, per quello che ho messo la foto dei ciccioni, perché... importante avere tutte le competenze. Poi come uno riesce a tenere le competenze in termini dimensionali dipende molto dalla fase in cui si trova l'impresa. All'inizio partiamo molto snelli, magari qualcuno lavora part time o sono dei consulenti che poi però si sa già che salgono a bordo nel momento in cui la cosa si ingrandisce, c'è bisogno di sfruttare le competenze full time. Ma la cosa fondamentale sono le persone. Noi diamo soldi alle persone anche perché poi sono le persone che prendono decisioni. Ok? Se delle cose non vanno come le devono andare, tendenzialmente nella stragrande maggioranza dei casi è un problema personale. E guardate che purtroppo, anche se uno cerca di tutelarsi il più possibile con un contratto, poi ne parlerà l'avvocato successivamente, ma che poi definisce le regole del gioco, il contratto è questo, cioè non è una fregatura ex ante, ma è decidiamo che oggi che cosa faremo in futuro se succedono delle cose, più o meno, adesso l'ho specificato. Però sapete che a un certo punto, quando cominci a entrare in contrasto, e anche sul contratto vai in contrasto, poi c'è tutto il percorso, diciamo, legale, ma nella sostanza l'impresa è finita. Okay? Far ripartire un'impresa quando cominciano a litigarsi le cose è molto difficile. Quindi lavorare sulle persone è personalmente uno dei motivi per cui preferisco spendere più tempo prima di prendere una decisione di investimento, al di là di tutte le due diligence e le balle, è perché voglio capire le persone. Perché se le persone danno affidamento, non ci sono contratti, non le guardiamo. Nella mia esperienza ci sono investimenti di cui non mi ricordo assolutamente cosa c'è scritto sul contratto, e non ne abbiamo mai parlato. Laddove invece abbiamo cominciato a tirare fuori, ma sul contratto c'è scritto, vuol dire che le cose non stavano andando, per qualche motivo. Stessa roba. Stessa roba? Sì. Stessa roba, ecco. È una fase più avanzata, ma farla fondamentalmente è la stessa cosa. Sono la stessa cosa. Nel piano industriale c'è la parte strategica, l'execution plan, e poi che si traduce in numeri. Su questo vorrei fare una precisazione anche. Quando, anche qui mi capita spesso, persone che vengono, si comincia a parlare nel generale della cosa e dico, bene, fai il piano industriale. E la risposta è, va bene, vado dal mio commercialista. E dico, no. Ma non perché il commercialista non ti serva, ma perché ci vogliono le ipotesi industriali prima. Poi il commercialista ti mette numeri in bella. Cioè, magari, tu non sai fare un conto economico, fatti aiutare. Se devi passare un rendiconto finanziario, fatti aiutare. Ma non puoi pensare che sia lui a mettere numeri dentro. O quello che vuoi fare. Ok? Perché non è il suo mestiere, ok? Quindi, l'importante è questo. Prima ragioniamo sul modello, ragioniamo sull'ipotesi industriale, facciamo
capiamo chi siete. Poi dopo andiamo dal commercialista e mettiamo numeri in fila. Se le ipotesi a monte non stanno in piedi, non sta in piedi neanche il piano finanziario. Okay? Detta male, io su Excel posso scrivere quel che voglio. Però a me non mi interessa andare a leggere Excel e dire bellino. Okay? Mi interessa vedere le ipotesi che stanno dietro Excel. Infine, il valore di una startup, quindi la prima domanda, che tendenzialmente viene fatta, ma voi entrate in maggioranza o in minoranza, cosa fate, eccetera, eccetera. Ecco, che dico sempre, beh, magari parliamo d'altro, poi, però, così fughiamo subito. Allora, innanzitutto, conti della serva, okay? Come più o meno all'inizio uno calcola la quota di partecipazione. Voi avete un'azienda, chiedete B, quindi vi serve B come investimento. Il valore dell'azienda prima che io vi metta i soldi che sono B è A, ed è quello che noi chiamiamo in gergo valore pre-money, poi metto B, A più B uguale C, e C lo chiamiamo valore post-money. Qual è la quota in proporzione ai valori che mi posso aspettare? È B diviso C. Okay? Quindi se A vale poco e B vale tanto, banalmente, se B è superiore ad A, tendenzialmente B è superiore al 52% di C, viceversa, se V è piccolo e A è grande, B è una percentuale piccola di C. Okay? Quindi, perché sempre questa domanda? C'è paura di perdere, diciamo, allora, di direzionare? C'è innanzitutto questa affezione italiota al 51%, che è un'affezione italiota, anche perché comunque già oggi abbiamo degli strumenti tali per cui il controllo di un'azienda non è legato alla percentuale, ma è legato alla classe di azione che hai, magari. Come diceva, voglio dire, sicuramente uno dei nomi più noti, Cuccia diceva, le azioni non si contano, si pesano, ok? È così. Però se non sei la maggioranza, cioè, appunto, nell'andare a indirizzare... Che cosa significa la maggioranza? E qui torniamo poi ai discorsi, e magari ne parliamo dopo. La maggioranza non significa niente, la maggioranza non significa niente. Perché? Puoi non avere diritti, perché io ti posso bloccare quando voglio, posso avere una classe di azioni che ha il 10% ma che prende tutte le decisioni, posso avere il diritto di nominare io tutto il consiglio. E anche se ho la minoranza del consiglio non ti faccio fare niente. Quindi guardate che sui contratti, su tutte quelle che poi sono le clausole che si mettono sull'investimento, potete bloccare una persona in qualsiasi momento, potete anche non dargli nessun diritto patrimoniale. Cioè hai il 90% di un'azienda, quando l'azienda si vende non vedi una lira. Estremizzo, ma neanche tanto. Ok? Quindi non stiamo qui ad accapigliarci sul 2%, perché non è quello. Okay? E poi scusa, finisco un attimo. L'altra considerazione fondamentale: tutti sono contenti quando ricevono l'investimento, e sacrosanto, cioè, chi non deve essere contento? Ma non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza. Perché dopo, ragazzi, i soldi veri, tutti. Sì, ma anche noi, voi, noi, si vedono quando si vende o quando si va in borsa. Non è adesso che ci sono i soldi. Quando si investe non ci sono i soldi, o meglio, ci sono per sviluppare, ma non per essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, ok? Quindi, io come investitore, quando scrivo un contratto, non mi interessa il 5% che ho qua, mi interessa i soldi che faccio all'uscita. E vi assicuro che vi metto tutte le clausole che servono per cercare di tutelare al meglio l'investimento che ho fatto, perché non sono soldi miei, sono dei miei sottoscrittori, e per avere una distribuzione che sia incentivante per tutti, che non dipende da quel 5%. Ok? Quindi, alla domanda entrate in maggioranza, minoranza, dico, non voglio neanche parlarne, non è questo, non serve a nulla, non è il punto di partenza. Ok? Detto questo, la domanda legittima è sì, comunque, ma alla fine a un certo punto dobbiamo calcolarlo. L'influenza? Che avete nella definizione del pre-money. Noi non è che abbiamo un'influenza, noi cerchiamo di calcolarla in un certo modo. O se quel valore è commisurato, insomma, a quanto richiesto. No, voglio dire, alla no. Fine diventa una contrattazione o sbaglio? Allora, la contrattazione c'è sempre. Fermo restando che non stiamo parlando di tappeti, ma stiamo parlando di aziende, esiste comunque un elemento aleatorio quando si va a definire il valore di un'azienda. Adesso vi spiego perché ci sono molti elementi aleatori. Vi spiego quali sono le metodologie.
ce n'è una che è quella più usata, che è quella che usano tendenzialmente anche tutti i professionisti, che non dovrebbe essere mai usata, ok? Mai. E vi dico anche dove andare a leggere, che cosa leggere. Detto questo, ci facciamo un ordine di grandezza. Stiamo parlando del futuro. La sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Oggi, vuol dire, noi ci abbiamo gli X milioni da mettere dentro. Voi avete magari un'idea, un prototipo, ma una roba che dal punto di vista commerciale, presa così cos'è, vale zero, ok? Stiamo dando un valore alle speranze future. Chiaro? Un valore potenziale. Certo. Perché non stiamo facendo un investimento in una società che ha 50 capannoni, 35 riserve, non è questo, ok? Avete la vostra proprietà intellettuale, avete un percorso fatto, avete dei brevetti, ma anche il brevetto, se lo pigli e lo chiudi in un cassetto, non è che vale 100 milioni, chiuso in un cassetto, un brevetto, vale nulla, ok? Quindi partiamo da qua. Allora, come si calcola questo valore? Invito a leggere attentamente le International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Ok? Quindi, non andiamo a... ci sono delle linee guida su come si valuta. Se voi andate da un commercialista, dice mi aiuta a calcolare il valore dell'azienda, dategliele, perché tendenzialmente, salvo per professionisti, e ci sono per fortuna, quindi cercate uno che le conosca e che le segua, comunque se non le sa, ditele di guardarle. Ok? Ci sono tanti metodi, tanti metodi. Interessante perché in questo documento vi spiegano quali sono i metodi, quando si possono applicare e quando non si devono applicare le metodologie. Faccio una rapida carrellata, poi sono due strumenti tecnici, ma in realtà per farvi capire una cosa. Allora, avete sentito parlare di moltiplicatori? Chi ha sentito parlare di moltiplicatori? Quindi ci sono delle grandezze economiche, ok? Quindi, il fatturato, l'EBITDA o l'EBIT sono i primi che si usano. Dice quanto vale l'azienda? In questo settore, perché poi uno va a vedere nel settore quali sono i moltiplicatori tipici del settore, moltiplicatore è 6 delle vendite, bene, quindi 6 volte le vendite è il valore della mia azienda, oppure 8 volte l'EBITDA è il valore della mia azienda. Scusi, ma prego. Che cosa si intende esattamente per indicatore? Moltiplicatore? Per moltiplicatore. È un rapporto fra il valore... Cioè, è una scala di valori in base... No, non è una scala, è un moltiplicatore, è un... parametro, ok? Dove se io prendo un'azienda che ha un valore, per esempio un'azienda quotata, su cui è sacrosanto, tutti sanno che il valore è il valore di mercato, ok? Nel senso che quanto costa un'azione moltiplicato per il numero di azioni, quello è il valore dell'azienda. Dopodiché vado a vedere, non so, quanto ha fatturato. L'azienda ha una capitalizzazione di 100, ha fatturato 100, il moltiplicatore è 1. Quanto è il suo EBITDA? Il suo EBITDA è 10. Quindi il moltiplicatore dell'EBITDA è 10, vuol dire che il valore dell'azienda è 10 volte l'EBITDA. Questi sono i moltiplicatori. Che cosa si fa? Per i moltiplicatori si va a vedere aziende simili, dove poi aziende simili mi fa anche un po' sorridere, perché uno va a prendere aziende quotate, chiamarle proprio simili a una startup, infatti si usano degli aggiustamenti di solito, ma insomma... E su quello si vanno a vedere quali sono i moltiplicatori di quel settore. E quindi ti fai un'idea. Perfetto. Però vi faccio una domanda. Moltiplicatore quando si usa? State fatturando? No. Avete un EBITDA? Sì, negativo. Quindi valete meno di zero? Perfetto. Tant'è che infatti uno dice linee guida. Linee guida, attenzione, i moltiplicatori è una metodologia di valutazione che si può utilizzare solo quando ci sono aziende consolidate dove c'è una stabilità sui parametri economici, bla bla bla, che tendenzialmente non sono le start-up. Perfetto. Quindi, moltiplicatore non va bene per le start-up. C'è la valutazione degli asset. Però anche qui, voi avete asset intangibili, e qui si ricade in tutta l'aleatorietà del caso, tant'è che infatti le linee guida internazionali di valutazione ti dicono l'asset side valuation si utilizza tendenzialmente solo per le holding di partecipazione, cioè dove ho qualcosa di tangibile, che siano o titoli misurabili dal punto di vista del valore di mercato o diciamo asset tangibili su cui ho un valore di mercato. Flussi di cassa scontati, discount cash flows, ok, il famoso, che è quello che tutti, abbiamo usato, ecco. Allora, vi invito a leggere, è bellissimo, vi invito a leggere le
note, i warnings del documento che vi ho citato sull'uso dei flussi di cassa scontati. Allora, vi assicuro che se voi prendete il peggior farmaco come, in termini di effetti collaterali, andate a leggere il bugiardino, c'ha meno effetti collaterali quel farmaco dell'uso di questo sistema, ok? Il DCF, vi cito testualmente, dice, allora, due to the high level of subjectivity in selecting inputs for this technique, DCF-based valuation are useful as a cross-check, should only be used in isolation and other methodologies under extreme caution. Vuol dire, lo puoi prendere giusto un attimo per vedere se sei lontano con altri sistemi di valutazione, se vuoi usare solo questa metodologia, guanti, maschera e tendenzialmente i SEAL della Navy pronti a intervenire in qualsiasi momento, ok? Quindi, ed è straordinariamente il metodo che quando ci sediamo e qualcuno ha provato a fare il valore della propria azienda, usa sempre. E dico, perché le università ti insegnano praticamente a farlo così, ti insegnano qualcosa che magari va bene per un'azienda che già... Perché tutte le metodologie sono fatte per aziende che già esistono, ok? Allora, che cosa significa questo? Questo è un, diciamo, un problema atavico del venture capital, ok? Quindi noi non abbiamo in mano, nella realtà, degli strumenti per fare una valutazione. Allora, quello che facciamo è... Vi ricordate che avevo separato, diciamo, separiamo un attimo l'andamento. Ci sono alcuni metodi, che sono quelli che abbiamo visto fino adesso, i moltiplicatori di CF e quant'altro, che mi danno il valore della società andando a vedere, diciamo, le operation della società verso il mercato, quindi quanto vendi, quanto fatturi, l'EBITDA, eccetera, eccetera, perché questi sono la base con cui calcolo il valore. Ma alla fine, a me investitore, che cosa interessa? A me interessa quanti soldi ci ho messo dentro e quanti soldi mi ripiglio indietro. Ok? E su quello io valuto il mio rendimento, quindi devo andare sostanzialmente a chiedermi, e quello che facciamo nel venture capital, ma quando io questa azienda la vendo, quanto varrà? Quanto può valere? E quindi, se mi aspetto che le cose vadano come devono andare e fra 5 anni vado a vendere un'azienda che avrà una certa forma, perché abbiamo fatto un piano industriale, quindi più o meno ci immaginiamo dove siamo arrivati, no? Quante possono essere le vendite, eccetera, eccetera. Allora, lì è il momento di cui mi interessa sapere il valore. Prendo uno di quei famosi tassi di attualizzazione, cioè dico, ok, questo è il valore che mi aspetto fra 5 anni. Dopodiché, siccome io voglio, mi aspetto che ci sia un tasso di rendimento atteso del 70-100%, quel valore laggiù lo vado a scontare 70-100% anno ad oggi. Quindi io mi metto nei panni dell'azienda fra 5 anni, dove a questo punto in teoria ho un'azienda che in qualche modo è consolidata, faccio una serie di simulazioni, definisco un valore, attualizzo e vedo che cosa viene fuori, come ha. Quindi per me oggi questa azienda, che è una speranza futura di avere un'azienda fra 5 anni che varrà tanto, oggi vale questo. Questo è quello che si chiama il Venture Capital Method. Okay? Quindi è un esercizio, avete capito, è un doppio salto carpiato, perché già i metodologie hanno le loro complicazioni. In più devo applicarle fra 5 anni e poi scontarle fino ad oggi. E questo giustifica anche il fatto, ulteriormente, per cui utilizziamo dei tassi di autorizzazione che sono molto alti, perché devono assorbire tutta questa aleatorietà. Dove poi, anche qui, la considerazione fondamentale è, guardate che siccome il percorso di investimento non sono tutti i soldi che servono adesso e poi ci si rivede alla fine, ma ci saranno vari momenti, round di investimento, che non, i soldi non arrivano tutti insieme, arrivano man mano che servono. Inutile che li teniate nel conto corrente dell'azienda a star a far cosa, facciamo la gestione della tesoreria. Quindi, gli investimenti avranno pian piano, quindi c'è tempo per, come dire, aggiustare il tiro. Stare a incaponirsi tanto, questo lo dico sempre, quando sei a fare un investimento, un round seed, su tutte le clausole possibili e immaginabili, non serve a nulla, perché tanto quelle clausole fra 2 anni non ci saranno più, saranno tutte diverse. In funzione di chi arriva, il mondo cambia. In funzione di dove sei, fra 2 anni il mondo cambia. Io so che il mondo cambia in un'impresa quando investo, e questo dovete essere consapevoli tutti. I piani sono fatti costantemente per essere disattesi, ok? D'altra parte ho bisogno di ipotesi per partire. Quindi dobbiamo essere uno strumento pronto a adeguarsi allo sviluppo dell'azienda
E qui ancora una volta, la bravura delle persone sono quelle che, siccome le cose cambieranno, mi sanno comunque sempre tenere in carreggiata lo sviluppo dell'azienda. E volta a volta ci aggiusteremo, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica e sa esattamente oggi che cosa sarà di un'azienda al futuro. Questo è il risparmio e i 5 minuti li ho rispettati in pieno. Ci sono domande o se no magari li prendiamo anche dopo. Io ne farei una. Prego. Visto che bisogna attribuire una valutazione potenziale a una startup che di fatto non ha niente perché o deve entrare al mercato o sta ancora prototipando, eccetera, i parametri per attribuire poi quel valore potenziale quali sono? Dobbiamo fare dei ragionamenti, nel senso che insieme ci sediamo, si vede il business plan, si guardano i numeri, si guardano le ipotesi del business plan, si cerca di capire questa azienda che cosa sarà fra 5 anni e lì proviamo a vedere, tendenzialmente usando i moltiplicatori, perché poi se usassi il DCF dovrei semplicemente mettermi da 5 anni, fare altri 5 anni, quindi diventa veramente un triplo carpiato. Si prova a vedere il moltiplicatore, si va a vedere se... anche quello che si fa, se ci sono state dei round di investimento in aziende simili o delle acquisizioni in aziende simili su dei valori che sono coerenti sul valore su cui stiamo ragionando, e quindi diciamo più o meno siamo qua. Dopodiché anche qui ritorno a un altro discorso, ma nei piani degli accordi di investimento poi esistono tutti gli strumenti per in qualche modo come dire, essere flessibili rispetto agli errori inevitabili di valutazione iniziale. Cosa significa essere flessibili? Banalmente, se tu oggi ti aspetti di valere 100, io ti dico che vali 10, tutto questo alla fine qual è? Che cosa comporta? Comporta che se io vendo l'azienda a 1000, ok, e tu dicevi che l'azienda valeva 100, ti aspetti di fare un 10 per, ok? Io invece mi aspetto fare un 100 per. E ti dico, no, aspetta, mi aspetto anche di fare un 10 per, ma ti dico che fra 5 anni tu varrai 100, mentre tu dici no, ma io valgo oggi 100. Allora cosa si fa? Si fa un meccanismo dove banalmente si aspetta di arrivare a vendere e in funzione del valore di vendita io ti dico, bene, quanto ci è arrivato in tasca? Ci è arrivato 100, vedi che avevo ragione io? E quindi 10 per me lo faccio io. È arrivato 1000, avevi ragione te. E quindi è giusto che a te arrivino il 10 per che ti aspettavi e quindi io in qualche modo i miei 10 li faccia pesare meno, che non significa, io ho dei ritorni, sono anche più contento se vale 1000, perché comunque il mio ritorno è ancora superiore rispetto al 10 iniziale, ma si usano i meccanismi di aggiustamento, inevitabili, devono esserci, perché il futuro... Mi ho posto questa domanda, come partecipo a una campagna di equity crowdfunding su internet, ho attribuito un valore potenziale basso alla mia iniziativa, salvo poi scoprire, insomma... non so adesso se veritiero o meno il valore che mi è stato attribuito, di avere un valore più alto rispetto a quello che pensavo, ma è sempre tutto molto, insomma, aleatorio e basato sullo stato dei lavori e sulla documentazione che ho prodotto. È tutto molto aleatorio, ancora una volta, il vero valore lo saprai quando il mercato, cioè chi compra, metterà dei soldi. Non conosco adesso nel dettaglio le regole di ingaggio che tu hai previsto nella tua campagna di crowdfunding. È vero che non vedono di buon occhio queste iniziative o sbaglio? Sull'equity crowdfunding io ho dei molti dubbi come operatore, perché per me hanno complessità, mi spiego, in realtà complessità che può essere gestita. Scusa, rispondo alla domanda perché questa in realtà è cruciale. L'equity crowdfunding è una cosa ottima, ok? Dopodiché, io investitore istituzionale non voglio trovarmi in un'azienda dove c'ho 1000 soci, detta male, perché è ingestibile per me. Io non posso far firmare 1000 patti parasociali, cioè non ho abbastanza fotocopiatrici, ok? Quindi, se la campagna di equity crowdfunding mi porta comunque ad avere come interlocutore un unico soggetto, tendenzialmente un veicolo di investimento che è fatto da tutti i 1000 chi sarà, però ho un rappresentante, a questo punto io dialogo con uno solo. Quindi e la cosa ci può stare? Beh, è uno dei problemi, sicuramente. Anche perché noi abbiamo delle regole di ingaggio, proprio perché comunque siamo degli istituzionali e nel rispetto e nella tutela dei soldi che ci vengono dati ci dobbiamo prendere delle tutele, è importante che sappiamo che le controparti possono essere allineate a questo tipo di tutele e le nostre tutele siano in qualche modo eseguibili. Se ho 1000 persone,
Guardate che 1000 soci, faccio un esempio, arriva la multinazionale, ti vuole comprare al 100%, un socio non si presenta al notaio e l'azienda non ti compra più. E io come faccio ad andare a prendere quel millesimo di soci e portarlo con l'orecchio dal notaio e dire adesso tu vendi? Ci rimettiamo tutti. Quindi è importante riuscire, non siamo public company. Una società veicolo in cui tutti quei 1000 vadano lì. E sarebbe conveniente. E avere una persona che rappresenti quei 1000, che a questo punto si allinei nei patti parasociali, nei accordi di investimento, con le esigenze dell'istituzionale. Però pure che il venture capitalist può essere non adatto alla fase sviluppo dell'iniziativa di startup, e magari si adatta a un business angel o un altro tipo di... Vabbè, quelli poi ce ne comunque. Sì, però dopo quando se hai bisogno di fare un round con un venture capitalist, se io apro la scatola e vedo che sono 1000, chiudo la scatola e scappo, ok? Quindi anche te pensa al tuo futuro e fai una roba che chiunque la guardi anche dopo dice ok, qui dentro possiamo metterci le mani. Ma la stupida della giornata è, perché devo vendere? Perché mi devo far acquistare? Cioè, allora, non so che esempio, perché mi devo far acquistare? Ma puoi anche non farti acquistare, dipende dal modello che hai in mente. È logico che io come fondo do i soldi e voglio uscire, devo uscire. E nel rispetto dei miei sottoscrittori glieli voglio rendere molti di più. Okay? Perché se no non farei questo mestiere? Per caso significa che devo comprare io la... No, non compri la quota perché col 100% di IRR tu... Cioè... Se mi compri la quota vuol dire che non fai l'imprenditore, lo fai per hobby, ok? Quindi, il consiglio mio, cioè non hai bisogno più di me. Sì. Semplicemente c'hai tutti i soldi che ti servono per fare l'impresa. No, noi infatti abbiamo delle clausole, ma non voglio anticipare, che si chiamano di obbligo di covendita o drag along, per cui tu sei obbligato a vendere. Se qualcuno vuole comprare al 100%, poi anche qui sono clausole che ci sono sempre. In funzione del percorso di sviluppo dell'azienda, uno può anche dire, beh, l'uscita forse non ha senso che la faccia con l'imprenditore, cioè anche chi ti compra. Chi compra le quote del fondo molto probabilmente vuole che l'imprenditore rimanga a bordo, okay? Quindi non è necessariamente, oppure come spesso cade, se arriva anche la grossa impresa, ricordatevi non ha papera la ricetta, chi ti compra al 100% sta comprando l'azienda ma sta comprando te, detta male, cioè sta comprando le tue competenze con l'azienda, quindi magari compra al 100% e non puoi non essere contento se ti compra perché ti arrivano a tasca i soldi. Però dopo ti dà un futuro all'interno, magari ti restituisce un 10% dopo per tenerti allineato, questo capita, oppure se finisci in un grossissimo gruppo, come anche qui è capitato, diventi senior VIP di una unit che guarda caso è il nome della tua vecchia azienda e hai le stock option del grande gruppo, che tutto sommato schifo non fanno. Quindi il pacchetto, quando le cose vanno bene, ti assicuro che non è che dici no, non voglio vendere. A meno che le cose non vadano così bene, cioè l'azienda sia cresciuta così bene da essere interessante per un mercato finanziario, quindi per andare sulle sue gambe, e tu rimani a bordo. Sei ancora capitano, diventi una public company e devi guidare questa public company verso la crescita. Ci sono questi casi. Se sei uno startup dentro, non ti piace neanche fare quel lavoro lì, cioè vuoi fare un altro progetto. Cioè, dipende, ma dipende. Cioè, non lo puoi sapere. Non puoi sapere da te a 5 anni se questa sarà ancora la tua vita o se... ti sarei stufato, ok? O perché magari non sei più la persona adatta. Perché, ok, quindi all'inizio si parte con un set di probabilità che è comunque molto ampio, inevitabilmente. E poi, ragazzi, il tiro si assesta man mano che si va avanti. Non è che siamo col paraocchi, anche perché ci rimettiamo tutti. Però da qualche parte bisogna partire. Sì, forse è un'idea. E quindi cerchiamo... Ma non è vecchia. La cosa importante, però, e questo ci tengo a precisare, l'impresa è tua non perché è al 51%, ma perché tu rimani la persona indispensabile. Allora, c'è un esempio, secondo me, che porto sempre. Eurotech. Ok? Chi conosce Eurotech? Infatti non lo conosce nessuno, è incredibile. È una società che fa microelettronica, computer embedded, ok? Che è nata da fisico dell'Università di Padova. Roberto Siagri, l'imprenditore. Okay? Erano partiti in metà anni 80 in 4. Oggi questa azienda è quotata a Milano, acquisisce aziende in giro per il mondo, è una delle più grosse realtà dei microcomputer. Okay? E voi, Roberto Siagri, dovete incontrarlo perché è una grande persona, e lui ti dice,
dice, guarda, io oggi ho una percentuale che non è il 51%, ok? Non so quanto abbia, ma tanto lo potete vedere, documenti pubblici, non è certamente il 51%, è molto diluito. Lui oggi è l'amministratore delegato di questa impresa. I soci lo considerano amministratore delegato, è la persona che guida l'impresa, ok? Questa è una public company, non è la sua impresa. O meglio, è la sua perché lui è ancora il capitano, ma perché in tutti questi anni ha dimostrato di essere la persona giusta che rimane lì dentro. Quindi la sfida non è io mi arrocco sul 51% che abbiamo già visto prima, che non serve a nulla, e scusami tanto, questo è il problema dell'imprenditorialità italiana. Mi blocco qua dentro e guai a chi mi ruba l'orticello. Perfetto. Così le aziende soffocano, o stanno lì e galleggiano. Rimani, sei la persona chiave, ma per le tue capacità, per le tue competenze, non perché hai il 51%. Perché se anche hai il 51%, ma non sei la persona chiave, ti assicuro che i soci faranno di tutto per farti fuori. Ok? Chiarissimo. Velocissima. Prego. Il grafico dove si vedeva il doppio salto carpiato, sì? Diciamo, la parte centrale rappresenta il vostro, diciamo, la fine del vostro orizzonte di investimento, e c'è quello che si diceva prima, i 10 anni. Cioè, i metodi dei multipli, discounted cash flow, portano lì. E da lì voi scontate del 70-100% annuo. Esatto, corretto. Quello è il vostro 10 anni, diciamo? Sì, allora, non facciamo i piani a 5 anni. Cioè, va bene già, i piani quinquennali ricordano un passato che non c'è più e sappiamo come funzionavano. Ma, tendenzialmente, hai un'idea di cosa sarà 5 anni? Sui risultati del quinto anno cerchi di mettere una valutazione, tendenzialmente usando i moltiplicatori. Il DCF lo usi sui 5 anni con un terminal value al sesto anno, giusto per vedere che uno non ti dica 10 e l'altro non ti dica 1000, e già con i moltiplicatori le cose cambiano tanto, e cerchi di atterrare poi andando a totalizzare su un valore che sia un valore sensato. Per darvi un'idea poi nella pratica, soprattutto su aziende che magari hanno già qualche numero, e quindi puoi usare anche il moltiplicatore oggi. Allora, cosa si fa? Noi si cerca di vedere i moltiplicatori in funzione della dimensione. Ci sono alcuni casi in cui, in alcuni settori, il moltiplicatore è molto correlato alla dimensione dell'azienda. Quindi si va a prendere il moltiplicatore corretto, diciamo, con la dimensione dell'azienda in cui stiamo investendo. Oggi, nella dimensione dell'azienda futura, quindi alla fine vengono fuori 4, 5, in certi casi 6 valori diversi, e prendiamo il valore mediano. Valore mediano, non quello medio, perché la statistica vi insegna che il valore mediano tiene conto dell'eventuale asimmetria della curva di distribuzione dei valori, okay? Quindi se spostata verso l'alto la curva, il valore medio sarebbe troppo basso, dovrei prendere quello più alto, quindi prendo mediano. Se invece la distribuzione dei valori è molto schiacciata sul basso, ma un valore uno solo molto alto che mi sposta la media verso l'alto, il valore mediano mi tiene conto che pesano di più i valori bassi, ok? E poi dopo c'è la negoziazione sui tappeti, ma quella non manca mai, ma siccome non è l'unica clausola, si va avanti anche su tutto il resto. Bene.